Seconda puntata di School of Swimming, l'acquaticità. Ecco, avete presente quando vi raccontano mio papà o mia mamma mi hanno buttato in acqua e lì ho imparato a nuotare? Non è proprio questo, quella è sopravvivenza. Una volta sopravvissuti possiamo imparare a stare in un elemento diverso rispetto a quello in cui noi abitualmente viviamo, l'acqua. Ed è un viaggio meraviglioso. Primo elemento base dell'acquaticità è trovare una stabilità in acqua, riuscire a rimanere sdraiati con naturalezza. In acqua non ci sono limiti e questo è un altro aspetto molto interessante. Qualsiasi esercizio tu pensi lo puoi sviluppare. E da qui progressivamente mi distendo. Morbido in acqua, posso concentrare le mie abilità ad avanzare più velocemente possibile. Volkswagen. Che cos'è l'acquaticità? È un qualcosa da bambini? Sì, certo, ma non solo. È un qualcosa che serve a tutti noi per imparare a muoverci all'interno dell'acqua in maniera efficace, per rendere l'acqua amica nostra, per entrare veramente all'interno del liquido e poterci muovere bene. Conosco un sacco di atleti in grado di nuotare per chilometri, per ore, di fare dei grandi allenamenti condizionali, ma non hanno alcuna acquaticità. Si può fare sempre, in qualsiasi momento, e torna utile. Devi imparare a gestire l'acqua, imparare a muoverti dentro, imparare a capire che dentro l'acqua non si cade, ad esempio. E questo è un grandissimo aiuto e ti puoi muovere in ogni direzione. Primo elemento base dell'acquaticità è trovare una stabilità in acqua, riuscire a rimanere sdraiati con naturalezza. Inizio con un supporto. Che può essere tranquillamente un galleggiante, viene usato per l'acqua gym. Lo metto dietro alle ginocchia e mi distendo. Poi sposto il supporto dietro l'arco lombare e trovo una posizione di galleggiamento modificando la posizione del supporto galleggiante, che poi porto progressivamente più in alto e imparo a rilassarmi in acqua. Questi esercizi li faccio diminuendo progressivamente quello che è il supporto galleggiante, quindi dal tubo poi prendo un pull buoy e faccio sostanzialmente le stesse cose. Lo metto nella sua posizione naturale, poi lo sposto dietro all'arco lombare, lo metto sotto le spalle e inizio a trovare un galleggiamento. E poi elimino ovviamente tutto questo per riuscire a capire che se io mantengo buon respiro, il mento alto, eccetera, ho una linea di galleggiamento accettabile anche se le mie gambe vanno a fondo lo stesso. In pratica devo imparare a sviluppare la mia posizione orizzontale e trovare una neutralità in acqua, capendo qual è l'importanza della respirazione del corpo e dell'equilibrio che si viene a creare. Se io butto giù la testa non ho più bisogno di aiutarmi con le mani, ad esempio. E questa è una posizione perfetta per iniziare a muoversi. Non devo più stare attento a galleggiare, ma devo semplicemente concentrarmi su quello che voglio fare per avanzare o avanzare a una massima velocità. In acqua non ci sono limiti e questo è un altro aspetto molto interessante. Qualsiasi esercizio tu vuoi provare, qualsiasi esercizio tu pensi, lo puoi sviluppare. Voglio fare una capriola? Ok, faccio una capriola. Voglio farla all'indietro? Stesso discorso. Da qui mi distendo su un fianco oppure completamente col corpo viso in alto. Voglio andare a fondo? Perfetto, mi metto in posizione, scendo. Certo, non si acquisiscono in un nanosecondo tutte queste capacità, non servono apparentemente per andare più forte in acqua, ma se non le hai
fai molta più fatica a progredire. Un altro trucchetto, ad esempio, posso camminare con i piedi al muro, ok? Quindi posiziono mani e piedi come se fosse una partenza dorso e da qui progressivamente mi distendo, lascio le mani e cerco di allungarmi dentro l'acqua. Ok, e poi ritorno anche, sempre utilizzando il bordo, il muro, come supporto per i piedi. Sono in verticale, ricomincio a camminare come se fossi l'uomo ragno sulla parete e da qui cambio posizione. Una volta acquisite queste caratteristiche in cui so che posso muovermi con tranquillità in acqua, posso fare una buona partenza a dorso, ad esempio. Oppure a pancia in giù, che serve per tutti gli altri tre stili. Okay, vi ricordate Superman e addominali della puntata passata? Beh, si fanno tranquillamente in acqua. Vado disteso, poi mi rinchiudo e passo nell'altra posizione. Posso farlo avanzando con le gambe o indietro girando con le gambe, o posso farlo anche ruotando il corpo. Possono sembrare esercizi semplici, lo sono, però sono anche fondamentali, perché una volta che io capisco come posso stare tranquillamente morbido in acqua, posso concentrare le mie abilità ad avanzare più velocemente possibile. Quanto è utile farli? Ma io credo che impiegare un paio di minuti, 5 minuti ogni volta che si entra in acqua a trovare la propria posizione, a trovare un buon galleggiamento, sia un ottimo modo per iniziare un allenamento. Nella prossima puntata introdurremo invece quello che è lo stile libero, una progressione sullo stile libero. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ci vediamo alla prossima puntata di School of Swimming.